Accanto a un morto. Moriva come muoiono i tisici. Verso le 2 lo vedeva ogni giorno sedersi sotto le finestre dell'albergo, di fronte al mare tranquillo su una panchina della passeggiata. Restava immobile per un po' di tempo al calor del sole, contemplando il Mediterraneo con occhio triste. Qualche volta gettava uno sguardo sull'alta montagna, dalle cime sempre velate di nebbia che rinserra Mentone. Poi, con un movimento molto lento, incrociava le lunghe gambe, così magre da sembrar due ossa, intorno a cui fluttuava la stoffa dei pantaloni, e apriva un libro sempre lo stesso. Da allora non si muoveva più. Leggeva, leggeva con l'occhio e con il pensiero. Tutto il suo povero corpo prossimo alla morte pareva leggesse. Tutta la sua anima sprofondava, si perdeva, spariva in quel libro sino all'ora in cui l'aria più fresca lo faceva un po' tossicchiare. Allora s'alzava e tornava a casa. Era un tedesco alto, con la barba bionda, che faceva colazione e prendeva i pasti in camera e che non rivolgeva la parola a nessuno. Una certa curiosità mi attirava verso di lui. Un giorno gli sedetti accanto, dopo aver preso, per darmi un contegno, uno dei volumi di poesia di Musset, e mi misi a scorrere Rolla. In buon francese, il vicino mi chiese all'improvviso: «Voi conoscete il tedesco, signore?» «No, nemmeno una parola, signore.» «Mi dispiace, poiché il caso ci ha fatto sedere vicini, vi avrei prestato, vi avrei fatto vedere una cosa di inestimabile valore. Questo libro, che cos'è?» Un esemplare delle opere del maestro Schopenhauer, postillato di sua mano. Tutti i margini, come vedete, sono coperti dalla sua calligrafia. Presi il libro con un senso di rispetto e contemplai quelle righe per me incomprensibili, ma che rivelavano il pensiero immortale del più grande distruttore che sia passato sulla terra. E i versi di Musset splendettero nella mia memoria. Dormi in pace, Voltaire. E il tuo riso schifoso volteggia ancora sopra le tue ossa scarnite. E paragonavo involontariamente il sarcasmo infantile, il sarcasmo religioso di Voltaire, con l'irresistibile ironia del filosofo tedesco, la cui influenza è ormai incancellabile. Per quanto si protesti e ci si adiri, per quanto ci si indegni o ci si esalti, Schopenhauer ha bollato l'umanità col marchio del disprezzo e del disinganno. Gaudente deluso, ha rovesciato fedi, speranze, poesie, illusioni, ha distrutto le aspirazioni, devastato la fiducia degli animi, ucciso l'amore, infranto il culto ideale della donna, annientato le illusioni sentimentali, compiuto il più gigantesco lavoro di scettico che sia mai stato fatto. Tutto ha penetrato con l'ironia, tutto ha vuotato di senso. E anche oggi coloro che lo esecrano sembra portino nell'animo loro, anche se controvoglia, qualche piccola parte del suo pensiero. Chiesi al tedesco: «Dunque, voi avete conosciuto Schopenhauer personalmente?» Sorrise mestamente: «Sino al giorno della morte, signore.» E mi parlò di lui. E mi raccontò l'impressione quasi sovrannaturale che quell'essere fuori del comune faceva a tutti coloro che l'avvicinavano. Mi riferì il colloquio del vecchio distruttore con un uomo politico francese, un repubblicano pragmatista, che volle incontrare quell'uomo e lo trovò in una birreria tumultuosa, seduto tra i suoi discepoli, stecchito, rugoso, abbandonandosi a una risata indimenticabile, mordendo e lacerando idee e credenze con una sola parola. Così come un cane strappa con un morso il pezzo di stoffa con cui sta giocando. Mi ripeté la frase detta da quel francese mentre andava via sconvolto, spaventato, esterrefatto. Ho avuto l'impressione d'aver trascorso un'ora col diavolo. E infine aggiunse: «Infatti, signore, aveva un sorriso spaventoso che ci fece paura anche dopo la morte. Se vi interessa, posso raccontarvi un aneddoto quasi sconosciuto.» E cominciò con voce stanca, interrotta ogni tanto da un accesso di tosse. Schopenhauer era morto da poco
e fu deciso che, a due, lo avremmo vegliato fino al mattino. Era composto in una vasta camera semplicissima e piuttosto buia. Soltanto un paio di candele erano accese sul comodino. Cominciai la mia veglia a mezzanotte, con un compagno. I due amici che rimpiazzavamo se ne andarono e noi ci mettemmo seduti accanto al letto. Il volto non era mutato. Rideva. La piega, che conoscevamo così bene, era ancora scavata all'angolo delle labbra e pareva che stesse per aprire gli occhi, muoversi, parlare. Il suo pensiero, o meglio i suoi pensieri, ci avvolgevano. Ci sentivamo ancor più immersi nell'atmosfera del suo genio, plagiati, posseduti da lui. Il suo dominio su noi sembrava anche più assoluto, ora che era morto. Alla potenza di quella mente che non aveva paragoni si univa un mistero. Possono sparire i corpi di uomini siffatti, ma essi restano. E nella notte che segue l'arresto del loro cuore, vi assicuro, Signore, che incutono spavento. Parlavamo a bassa voce di lui, ricordando le parole, le massime, le formule stupefacenti, simili a luci proiettate con qualche parola nelle tenebre della vita sconosciuta. «Mi sembra che stia per parlare», disse il mio compagno, e guardavamo con un'inquietudine molto simile alla paura quel viso immobile e sempre ridente. In breve tempo cominciamo a sentirci a disagio, sfiniti, quasi sul punto di svenire. Balbettai: «Non so che cosa m'ha preso, ma t'assicuro che mi sento male». E ci accorgemmo che il cadavere puzzava. Allora il mio compagno propose di passare nella stanza attigua, lasciando aperta la porta, e io accettai. Presi una delle candele che ardevano sul comodino, lasciandovi l'altra, e andammo a sederci in fondo all'altra stanza, così da vedere ancora il letto e il morto illuminati. Ma lui continuava ad ossessionarci, e sarebbe detto che il suo fantasma, libero, onnipotente e dominatore, vagasse vicino a noi. E a momenti anche l'odore nauseabondo del corpo in decomposizione arrivava fino a noi e ci impregnava, vago e schifoso. D'improvviso rabbrividimmo. Un rumore, un lieve rumore, era pervenuto dalla camera del morto. Subito i nostri sguardi si diressero verso di lui e vedemmo, sì signore, vedemmo distintamente tutti e due qualcosa di bianco correre sul letto e poi cadere sul tappeto e sparire sotto una poltrona. Balzammo in piedi prima di aver potuto coordinare i pensieri, folli di uno stupido terrore e pronti alla fuga. Poi ci guardammo. Eravamo orrendamente pallidi. I nostri cuori battevano con tanta forza che avrebbero potuto sollevare la stoffa degli abiti. Io parlai per primo. «Hai visto?» «Sì, l'ho visto. Che non sia morto. Ma se è cominciata la putrefazione, che facciamo?» Con qualche esitazione il mio compagno propose: «Bisogna andare a vedere». Presi la candela ed entrai per primo, frugando con l'occhio tutta la vasta stanza dagli angoli bui. Non c'era nulla che si muovesse. Mi avvicinai al letto, ma rimasi inchiodato dallo stupore e dallo spavento. Schopenhauer non rideva più. Il viso mostrava una smorfia orrenda, la bocca serrata, le guance incavate, profondamente incavate. Balbettai: «Non è morto!» Ma quell'odore terribile continuava a salirmi alle nari, sino a soffocarmi. Non mi mossi più. Lo guardavo fissamente, sconvolto come davanti a un'apparizione. In quel momento il mio compagno, dopo aver preso l'altra candela, si sporse in avanti. Poi mi toccò il braccio senza pronunciare una parola. Seguì la direzione del suo sguardo e scorsi a terra, sotto la poltrona di fianco al letto, bianchissima sul tappeto oscuro e aperta come per mordere, la dentiera di Schopenhauer. In processo di decomposizione, schiudendo le mascelle, l'aveva fatta espellere dalla bocca. Quella notte, Signore, ho avuto veramente paura. Appena il sole cominciò a declinare sul mare scintillante, il tedesco, affetto da etisia, si alzò, mi salutò
e rientrò all'albergo.